inizia un cammino, inizia un percorso che vuole essere proprio un percorso democratico al massimo, che ha l'obiettivo di unire tutto quello che è stato diviso e di rimettere al centro problemi di fondo, un lavoro con diritti, un'idea diversa di sviluppo e di sostenibilità ambientale, una questione centrale che riguarda la rigenerazione delle città sotto ogni punto di vista. Prima sessione delle due giornate previste per l'Assemblea Nazionale di Unions, la coalizione sociale lanciata da Maurizio Landini, alla quale molta della sinistra fuori dal Parlamento guarda e guarda con speranza. Oggi giornata interlocutoria dove i gruppi e i movimenti della società civile si riuniranno in assemblee, in gruppi di lavoro, le cui istanze verranno poi domani portate in assemblea plenaria e discusse nella sala. Il Libera TV segue tutti e due i giorni molto da vicino. Sarebbe clamoroso se noi non fossimo qua ad ascoltare e a cercare fili, rapporti, idee e relazioni. Questo è il nostro, è la nostra acqua, è la nostra gente, è naturale per noi essere qua. Landini al solito è assediato dai giornalisti che non ama e si limita a rispondere quello che ha continuato a rispondere in questi mesi. Io capisco che qui si è abituati ai cartelli elettorali, si è abituati che ognuno pensa per sé di candidarsi e di risolvere i problemi. Noi partiamo da un'altra cosa, partiamo dal fatto che se oggi i diritti nel lavoro non ci sono più e c'è la precarietà, se le pensioni non ci sono più, se ci sono le diseguaglianze che ci sono, se c'è la corruzione, se c'è l'evasione fiscale, è perché è passata una cultura del cavolo in questi anni che ha favorito le scelte individuali e una gestione politica che è diventato pure potere. Allora c'è un problema di ricostruzione di una cultura e di una solidarietà sociale che non c'è. Questa è la condizione per provare a cambiare le condizioni. Tutto il resto sono palle, anche perché in un paese dove ormai la maggioranza non va più a votare o la maggioranza non è iscritta a nessun sindacato di quelli che lavorano e a nessuna organizzazione, questo tema della partecipazione e della possibilità per le persone di tornare a contare è un punto decisivo, ma c'è un problema di cultura. Noi non è che ci autosospendiamo, ognuno di noi che è qui, sono organizzazioni, persone, fanno delle cose, non è che la PIOM smette di fare il sindacato. Quello che stiamo dicendo è che ognuno nel fare il lavoro che fa non può più pensare di farlo da solo. Landini non vuol parlare di politica, però c'è lei, c'è Airaudo, ci sono molti compagni di rifondazione, c'è attesa verso questo progetto, quale? Siamo qui ad ascoltare, naturalmente una discussione molto importante, tutto quello che si muove nella società a sinistra è decisivo anche per la politica, e dunque quando c'è una cosa interessante io sono ad ascoltare.